Allora, le novità di questo Grande Fratello 16 sono la D'Urso che conduce. No, le novità sono tante, le ho raccontate in conferenza stampa. Abbiamo un come lo chiama Cristiano Malgioglio, un break and fast, che è un bed and breakfast. Scusate, comincio ad essere un pochino stanca perché non sono riuscita a mangiare. C'è il bed and breakfast, poi ci sarà un camping, il camping Carmelita, e poi ci saranno i concorrenti. Poi ci sarà Iva, Cristiano, con i quali avete visto che abbiamo, diciamo, un'interazione abbastanza divertente, e poi basta, il Grande Fratello. Barbara, ma l'anno E i scorso c'era concorrenti. il Lido, quest'anno il camping, tu che preferisci invece, a spiaggia o andare in campeggio? Guarda, in questo momento preferirei dormire ovunque, in spiaggia, al campeggio, a casa, nella casa del Grande Fratello, vorrei dormire. Però a me il camping piace. È bellino con la tenda, magari non da sola. No, con Malgioglio però in camping. Cioè, insomma. A Cuba. Anche perché si Bastato porta quelli là, Cuba. capito? Cioè, non so se vi rendete conto. Ma com'era Barbara quello? Com'era? Ma era un fico pazzesco, peraltro, ovviamente. Però... Barbara, hai letto le dichiarazioni di Alberto Mezzetti? Come rispondi se vuoi rispondere? No, dai, parliamo Non di vuoi cose serie. rispondere? Parliamo del Grande Fratello. Barbara. A parte che non l'ho letto, quindi non lo so, quindi risponderei, no, ti giuro, risponderei a cose che non so. Però chiunque fa dichiarazioni in questo momento, parliamo del Grande Fratello. Barbara, Senti, Barbara, proprio per il blocco. Grande Fratello, tu hai rinunciato a parte di Domenica Live. Tra l'altro la sfida vostra, diciamo, con la concorrenza, mi riferisco a Rai 1 e a Maravegna, era la più interessante per noi commentatori, no? Nel senso che andavate bene entrambi, c'era un testa a testa interessante, tu sei un'aziendalista convinta, hai detto sì, quanto ti è pesato, se ti sei pure un filo pentita di questa scelta. Guarda, non mi è pesato, non mi sono pentita, la verità è che continuano, dal giorno dopo, l'azienda continua a chiedermi di fare le 5 ore. Quindi se io domani mattina mi svegliassi e dicessi ok, accetto, faccio anche le 5 ore di domenica, mi arriverebbe una sorta di statuetta in camerino. Ma sono stata io a chiedere di non farlo, perché già, insomma, è abbastanza complicato, no? Gestire 4 programmi, una cosa è la domenica 1 ora e 3 quarti, una cosa è 5 ore. Siccome la differenza con altre trasmissioni, non quelle raccontate da me, io le scrivo anche, quindi sono ideate, scritte, io controllo tutto, e quindi quando penso. Però c'è possibilità di venirti a settembre dalle 2? Certo, c'è possibilità, io non so a settembre cosa succederà, magari ne faccio una sola, magari ne faccio 5, magari ne faccio 8. Per ora devo arrivare incolume a... Tu, chi sei? Io ti conosco. Gossip TV. Ah, sei te! Ok. Abbiamo fatto pace. Abbiamo fatto pace. Perciò mi hai fatto una domanda che non c'entra con cazzo. No, allora sempre a fine del Grande Ah, Fratello. sì, però ti giuro che non so di che Ok, parli, quindi per vabbè. evitare No, di dire infatti l'ho detto se cose l'avevi letto oppure che... non mi chiesto. Che ti stavo dicendo? Se Che devo arrivare incolume a giugno. Barbara, Ah, guarda anche un po'. Sedicesima edizione. Sedicesima Sì? edizione. Come fai? Qual è il segreto per non rendere noioso il Grande Fratello? Boh, non lo so, ma quello dell'altro anno vi è sembrato noioso? No, E allora per non boh, renderlo noioso, io è ci provo, raga. la prima volta. Ci provo ad essere me stessa, ad essere cretina, come sempre, perché tanto io sono questa. Assolutamente non è Non vero. cambio, no, sono cretina, ti giuro, ma io sono Assolutamente no. felice, io sono felice, io sono felice, vero Isecchia? Sì. C'è anche lì. Barbara, tipo un blog, volevo farti una domanda sui casting, no? Nel Sì. senso che ci sono concorrenti già conosciuti, Sì. però anche i concorrenti non conosciuti, diciamo che hanno dei collegamenti con personaggi già Sì. conosciuti. Ecco, volevo chiederti se i casting sono effettivamente utili per i Guarda, i candidati. casting sono assolutamente utili, ne sono stati fatti tantissimi e entreranno dei ragazzi sconosciuti che non hanno collegamenti con nessuno. Li conoscerete, per esempio, i 4 ragazzi che sono nel Grande Ranch non hanno collegamenti con No, nessuno. mi Uno mi riferisco. hanno detto di sì, è vero, lo sapevo,
questo ragazzo che abbiamo scoperto dopo, che è il papà, credo che sia nel PD, giusto? Ok. Non so cosa faccia nel PD, ma so che c'era il PD. Ci siamo anche posti tutti quanti noi il dubbio, cioè abbiamo pensato, ma non è che siccome è figlio di uno che è nel PD si può pensare che è una cosa che noi abbiamo fatto artatamente? Giuro di no. Però abbiamo anche pensato, scusami, ti rispondo, finisco. Abbiamo anche pensato che sarebbe stata una discriminazione al contrario, cioè questo ragazzo a noi piace, è figo, è simpatico, per noi merita di se entrerà, perché tutto non sappiamo neanche se entrerà, perché uno dei quattro è il grande fratello, perché discriminarlo perché è figlio di quello che sta nel PD o della Lega o in un altro partito, per quale motivo? Perché o tutti i ragazzi, guarda, una cosa importante, la maggior parte dei provini che facciamo c'è sempre qualcuno che in passato ha fatto magari una comparsata da in una trasmissione Rai piuttosto che alla 7, piuttosto che in un film. Cioè, talmente adesso la televisione è forte e invasiva, per fortuna, e i social, no? Che magari qualcuno ha lavorato in radio o magari c'ha un blog o magari un influencer. È molto più complicato trovare persone che non hanno mai fatto niente. Cioè, tu sei un ragazzo normale, semplice, se venissi a fare un provino, magari tu mi piaci, dico, quel ragazzo ha le caratteristiche giuste per il grande fratello, però lui lavora per TV Blog, porca miseria, ma che facciamo? Non lo possiamo prendere anche se ci piace? No, perché lavora a TV Blog, però anche altre due ragazze del ranch hanno avuto un flirt con un calciatore, no? Questo ti giuro che non vi giuro che una con Boriello e l'altra, una con Boriello, notizia shock, vabbè, Boriello con tutti, non ti giuro su Dio, Odri con Boriello. Quale Boriello? So che ce ne sono quattro. Supermarco. Ah, lei bomber. Stava con Boriello? Lo vedi? Te l'ho detto che c'è sempre un... l'altra. Angela ha avuto un... Che Angela è la romagnola, quella di Bari? Sì, con un giocatore del Cagliari, che c'è Pitelli. Che ci posso fare? Hai capito? Cioè... anche il mio portiere magari ha avuto un fidanzamento con la sorella di Bobo Vieri, casuale, succede, no? L'ultima domanda è l'obiettivo di Cher in questa edizione. L'obiettivo di Cher, allora, l'anno scorso abbiamo fatto una media che è il 24%, che è assolutamente impossibile. Un altro grandissimo reality che è l'Isola dei Famosi, strutturato come il Grande Fratello, quest'anno ha fatto come media il 16%, quindi è ovvio che io devo arrivare ad avere una media del 16%, quindi devo andare molto bene. Senti, invece la scelta di Iva Zanicchi? Scelta di Iva Zanicchi è veramente mia, perché la amo follemente, perché la trovo intelligente, simpatica, divertente, ha un ottimo rapporto con Cristiano e quindi l'ho un po' corteggiata, devo dire la verità, e quindi viene efficientemente, ne ho anche parlato con Maria, quindi Maria è contenta anche lei, e quindi mi piace. Ma avere due opinionisti che diciamo non si tengono niente, insomma, dovrei tenerli un po' a freno. Tu pensi che io mi tenga qualcosa? Quindi siamo perfetti tutti. Vabbè, però tu hai un ruolo diciamo più istituzionale, quindi magari. Ma sono delle persone intelligenti e quindi ne chiacchiereremo anche in diretta. Barbara, prima del congresso la famiglia dico. Ci abbiamo messo gli occhiali col cuore! Ha messo a posto, è vero? Prima del congresso della famiglia siamo portati animatamente con Salvini, sei stata forse una delle poche che ha avuto polso in quell'occasione. Anche nel Grande Fratello ci sarà occasione di parlare di tematiche. Ma guarda, delle tue tematiche poi alla fine. Ma guarda, ricorderai forse che l'anno scorso, quando era appena successo, io in diretta al Grande Fratello ho parlato al ministro Fontana e gli ho detto: ministro Fontana, ricordati che dove c'è famiglia c'è amore. Quindi credo che insomma io quello che penso, quello che provo lo porto con me ovunque, persino nella dottoressa Gio, apriva il centro antiviolenza sulle donne, c'era un ragazzo che faceva outing e diceva di essere gay, c'erano due lesbiche che facevano un bambino, cioè io dove posso porto tutte le mie tematiche, quindi è ovvio che in questo Grande Fratello sarò io. Quindi quello in cui credo. Sarà anche la diversità rappresentata nei segni concorrenti? Ma che non è una diversità. Ah, ok. Ci sarà il tutto, okay, nei 16 concorrenti. Cioè. Senti Barbara, sei in concorrenza con Made in Sud, che è un... tu sei partenopea, sei napoletana, quindi insomma
è un programma fatto di sulle due. Non lo so cos'è il Made in Sud, è perché è lunedì? Sì, amore. Ma sono abituata, ragazzi, scusatemi, scusate. C'è anche Montalbano. Come l'altra sera c'avevo, nell'ordine, Montalbano, esatto. La terza puntata più vista della storia di Montalbano. C'avevo Chi l'ha vista, c'avevo tutto il calcio, minuto per minuto. Sì, c'era molto. Quindi, cioè, avrò anche Made in Sud. Sì, cioè Made in Sud, cioè Stefano De Martino, cioè Stefano De Martino che conduce. Te lo dico così almeno lo sai. Insomma, no, no ragazzi, io non c'ho tempo di vedere. Non lo so, non mi rendete conto. Quindi voglio dire, è un programma dedicato da Napoli in giù, quindi è dedicato proprio al sud. Abbiamo quasi fatto. Senti, invece, questa era solo una piccola parentesi. Cioè, la Ferrato continua a dire. Sì, la vedo. Senti, i tuoi figli che sono sempre in giro per l'Italia, per il mondo anche, non per l'Italia, ti seguono, che ti dicono? Mamma, calmati. No, io ho un patto con i miei figli. Non parlare mai di vabbè, perché sennò si dispiacciono, siccome sono molto riservati come me, hanno la loro vita e mi hanno detto mamma ti prego fai la tua vita, ti ammiriamo, però comunque ti ammiriamo, quindi scusami questo. Ma ci e io ammiro loro, beh ci amiamo molto, credo di averli cresciuti abbastanza bene, quindi ci amiamo. E tu hai scritto come lo vedi? Parecchio, non so neanche come sia possibile. Il tuo futuro come lo vedi? Il mio futuro lo vedo l'anno prossimo, ci vediamo di nuovo. Io sarò lì a tristezza, il salmone e il riso integrale come l'anno scorso che non riesco a mangiare. Il mio futuro lo vedo, il mio lavoro ormai è, cioè da sempre, da quando ho 18 anni è la mia vita, quindi io lo vedo così. Cioè, e io anche un bambino ti potrebbe stravolgere la vita? Ritorno a parlare di miei figli. Barbara, ma fammi chiudere col grande mia sorella. Grazie Barbara, possiamo chiudere il grande fratello? Al di là dello share, sarai contenta se? Sarò contenta se riuscirò a fare almeno due cose di almeno due. L'anno scorso secondo me ne ho fatte tre di molto belle. Uno è appunto aver detto al ministro Fontana che la famiglia è dove c'è amore, un altro è di aver fatto riabbracciare Bobby Solo con la figlia che non vedeva da 15 anni e la terza è quando ho fatto entrare una ragazza che normalissimamente è entrata a salutare la sua compagna, quindi la fidanzata di Veronica Salti, che è entrata, ha baciato la sua fidanzata. Quindi la normalità di essere lesbiche l'ho fatta passare. Mandiamo una busta ai Cardi, quindi. Eh? Mandiamo una busta ai Cardi per invitarlo in trasmissione. Non lo so, vedremo se lui la guarderà. Magari sarà sempre il tuo. Grazie. 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 Ciao, grazie.